Torna a scommettere su se stesso, sulla Puglia e sul comune di Monopoli, il Fest Sea Beyond the Sea, festival internazionale di fotografia e arte, che è ormai uno degli appuntamenti fissi e più importanti dell'estate pugliese. Tema centrale di questa sesta edizione è il corpo letto con una serie di diverse declinazioni, per una trentina di mostre di artisti internazionali che consentiranno al pubblico di stupirsi, interrogarsi e riflettere. Numerose e di grande effetto le location vecchie e nuove individuate dagli organizzatori. L'idea è quella di portare il museo tra la gente, promettendo al pubblico di ammirare le opere passeggiando per il centro storico di Monopoli o tuffandosi nelle acque cristalline del suo mare, senza però privarsi della magia di alcune location indoor, alcune già viste e altre nuovissime. Per questa edizione abbiamo pensato di aumentare ancora il numero di mostre, siamo a 30 mostre, metà delle quali resteranno gratuite e all'aperto, visitabili quindi da chiunque, e invece l'altra metà sarà in location molto speciali. Le punte di questa edizione sono una mostra galleggiante, ci saranno 8 piattaforme galleggianti al centro di Cala Porta Vecchia, che sarà possibile raggiungere a nuoto, ci sarà una mostra subacquea dell'artista Eric Turroni, visitabile con semplici occhialini, e una installazione luminosa sull'isolotto. Tutte e tre sono a Cala Porta Vecchia, appunto a Monopoli, quindi visibili. Il corpo credo che sia la maniera più intelligente per riflettere su quello che ha significato la pandemia che abbiamo vissuto. In cui è stato proprio il corpo al centro delle attenzioni e delle sofferenze, purtroppo. È stato il corpo delle persone che hanno avuto il Covid e che hanno perso la vita per il Covid. È stato il corpo di chi ha lavorato nella sanità, da una parte per salvare il corpo e dall'altra mostrando questi corpi pieni di sofferenza, di tensione, pieni di umanità,